Ciao amici, oggi volevo condividere con voi un'esperienza davvero speciale che mi è capitata. Infatti ho intervistato Giacomo Peretti, uno dei tre fondatori del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Per me è particolarmente speciale perché sono cresciuto con i loro film, i loro sketch, i loro personaggi e è stato particolarmente speciale per me e Giacomo poi è una persona davvero fantastica. Spero di rincontrarlo presto. Per ora, buona visione. Allora, mi ritengo una persona fortunata perché faccio un lavoro bellissimo, creativo, dove si usa la fantasia e a volte sembra che sia mescolato con il gioco, in realtà il mio lavoro è una specie di gioco, perché il teatro, il cinema e la televisione, ma soprattutto il teatro e il cinema, consentono di usare la fantasia e di raccontare storie, e le storie non sono mai raccontate fine a se stesse, hanno sempre un significato, un senso, no? E le nostre storie che racconto con Giovanni e Aldo sono storie di amicizia, storie di sentimenti, a volte di contrasti, ma ecco, questa è la nostra cosa. Oltre a questo lavoro, che ovviamente mi piace tantissimo, le mie passioni sono seguire il calcio da tifoso, da ragazzo giocavo ma ero scarsissimo, e mi piace molto leggere la letteratura, mi piace vedere il cinema e gli spettacoli teatrali. Ecco, queste sono un po' le Tieni all'Inter anche tu, no? mie... Come? Tieni all'Inter. Tengo l'Inter, certo. La mia squadra è Tifoso dell'Inter. tifosissimo dell'Inter. Allora, questo lavoro ho cominciato a farlo, quello dell'attore, diciamo, nel mondo dello spettacolo tardi, relativamente tardi, perché ho cominciato che avevo 29 anni, prima ho fatto tutt'altro nella vita, ho lavorato in fabbrica, ho lavorato in ospedale e spesso le cose nella vita accadono per caso, no? O apparentemente per caso. Io mi ricordo che la prima volta che mi ero innamorato di questo mondo, in particolare del teatro, era da ragazzino, veramente 8-9 anni, quando frequentavo l'oratorio del mio paese. Lì c'era un teatrino e il sacerdote, ogni 6 mesi, ogni tanto, allestiva delle commedie a cui partecipavano tutti i cittadini più comuni del paese, attori assolutamente non professionisti, e un anno ebbe bisogno di tre ragazzini e io con altri due miei amici abbiamo avuto la fortuna di esordire in teatro. Quello rimase dentro di me sempre come una cosa bellissima fino a quando poi tantissimi anni dopo, 20 anni dopo, si è realizzata. Allora, ho conosciuto Giovanni Aldo negli anni 80 perché negli anni 80 il fenomeno del cabaret, degli spettacoli nei locali a Milano era molto presente, molto forte e casualmente ci siamo conosciuti lì. Dopo 5-6 anni ci siamo messi insieme, abbiamo lavorato insieme. Ma se non avessi fatto l'attore, il comico, di sicuro sarei andato avanti a lavorare in ospedale, perché io sono entrato in ospedale e ho fatto l'infermiere per 11 anni, mi sono licenziato nel 1985 per tentare questa avventura e se fosse andata male o se non fosse partita avrei fatto l'infermiere fino adesso, perché sono in età di pensione. Beh, ci sono tante cose che mi hanno divertito, tanti sketch con Giovanni, con Aldo, anche tanti film, così potrei citarne un paio quando ho inventato il personaggio Mr. Flanagan, oppure quando facevo il vecchietto nella scena del bigliettaio di Giovanni, di Brazzo, quello mi ha sempre molto divertito, ma tantissime cose, diciamo che mi diverto sempre, altrimenti sarebbe impossibile fare il mestiere del comico se non ti diverti quando lo fai.
fai. Tutte le volte che si sale sul palco è la stessa sensazione della prima volta, tanta paura, tanta preoccupazione, tanta ansia, perché non è mai assodato che le cose funzionino, potrebbe accadere prima o poi che si sale sul palco e il pubblico non ride più o ti guarda in un altro modo. Quindi inizialmente c'è sempre questa preoccupazione, poi fortunatamente, grazie a Dio, la cosa si scioglie, un po' la tecnica, un po' il mestiere, dopo pochi minuti, come si dice in gergo calcistico, si rompe il fiato e via, e funziona come sempre. Ma nei momenti difficili di scoramento non ho una frase in particolare che mi rasserena, diciamo che io sono di carattere, le mie caratteristiche sono molto ottimista, sono sempre molto speranzoso e fiducioso nel futuro, quindi lascio che le cose passino da sole, perché anche le più grandi incavolature o le tristezze, le preoccupazioni dopo un po' si stemperano da sole, quindi ritorna sempre sereno. Difficile dare un consiglio di come vivere ad altre persone, ognuno di noi sa come trovare o ci provano per stare meglio. In genere un comico viene sempre chiesta questa cosa, no? Facci ridere, facci dimenticare la realtà, no? Non è sempre così, no? Non è sempre così. Diciamo che l'ironia, la comicità è un momento della giornata, no? Perché la giornata di ognuno di noi è fatta di tanti doveri, di preoccupazioni, di cose che non ci piace fare o di incidenti, di complicazioni. Ecco, io se posso dare un consiglio è quello di cercare di non perdersi mai d'animo, perché c'è sempre una possibilità di sistemare le situazioni, o quantomeno l'importante è provarci con questo spirito. Ci sono tante battute a cui sono affezionato, anche se, non lo so, però probabilmente ce ne sono un paio. Una, quella era il tormentone di Mr. Flanagan, che domandavo anche a persone di madrelingua, no? What is this? No? Mostrandogli una limo o qualcos'altro, no? Quello mi divertiva molto e poi era una somma gioia quando facevo lo sketch della galleria d'arte, dire ad Aldo, tu sei nato torto e morirai testa di